Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti a tutti, benvenuto Franco Bondioli è con noi per questo webinar che condurrà personalmente quest'oggi su Boston. E, naturalmente vi ricordo che se avete domande di porle sulla chat, che alla fine avremo modo di fare uno scambio. E lascio la parola a te, Franco, per presentarti e iniziare. Grazie. Grazie, grazie Lia. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato in collaborazione con Meet Boston, che è l'ufficio del turismo con la rappresentanza qua in Italia, appunto, della città di Boston. Spero di non annoiarvi, di portarvi in un excursus a visitare questa bellissima città della costa est degli Stati Uniti, a nord di New York. Andremo a vedere un po' come si può visitare e come si può organizzare un viaggio, magari anche nella stagione, nelle shoulder season, quindi nella stagione di spalla, non necessariamente sempre in estate, come la maggior parte di noi italiani facciamo. Quindi sfruttare anche gli ottimi collegamenti che ci sono dall'Italia per arrivare e perché no, fare anche dei long weekend a Boston. Io sono Franco Bondioli, sono il titolare della Travel Island, un piccolo tour operator con sede a Cesano Maderno, provincia di Monza Brianza. Essenzialmente siamo a 20 minuti da Milano. Siamo operativi da più di 20 anni ormai. Come tour operator specializzato sugli Stati Uniti siamo operativi da 11 anni, quindi facciamo prevalentemente appunto Nord America e Canada. Viaggi su misura, viaggi per piccoli gruppi, un po' in tutte le declinazioni. Quindi chi già mi conosce sa che cosa trattiamo e come lavoriamo. Adesso magari senza indugiare troppo su questi aspetti, direi di andare direttamente sulla presentazione. Io mi eclisso. Vedete tutti, mi confermate? Credo di sì. Ok, allora partiamo. Partiamo seguendo anche due spunti e due date particolari. Chi Il si 4 vede? luglio, ovviamente la festa dell'indipendenza americana, e il Boston Tea Party, che è un avvenimento che di solito occorre a dicembre, quindi prima del periodo natalizio, e quindi due modi per visitare Boston appunto in stagionalità diverse. Adesso vediamo se la tecnologia ci aiuta e le diapositive vanno avanti. Ovviamente prima funzionava tutto, adesso siamo Allora, inchiodati. aspetta Franco, facciamo così. Hai provato quei tastini? Se no, facciamo così. Mi riprendo un attimo lo schermo e te lo ripasso, così magari si riattiva un po' tutto. Ecco, prendi lo schermo. Bene. Sì, si vede la tua? Perfetto. Parlo anche Si era via, ok. bloccato. Ok. La facciamo. Forse gli è antipatico. Ah, ecco, si blocca di nuovo. Perché o provi col mouse oppure con i tastini, le freccine sul computer, vedi? Sì, lo provo in tutti i modi. Ecco, Ok, adesso dai, vedi. vediamo se va. Ok. Innanzitutto partiamo con raccontare come si arriva a Boston. Dall'Italia c'è un solo volo diretto con ITA, con Delta da Roma, cioè c'è un solo collegamento diretto con appunto, ITA e Delta dall'aeroporto di Roma, però la città è facilmente raggiungibile con uno scalo e con tantissime possibilità, più voli giornalieri, quindi dai principali aeroporti italiani, quindi via Roma, come abbiamo detto, per andare a prendere le coincidenze ITA e Delta, oppure Amsterdam, oppure Dublino, ovviamente li ho messi in ordine alfabetico, ma non sono necessariamente tutte. Ho citato quale principali: Amsterdam con KLM, Dublino con Aer Lingus, Francoforte con Lufthansa, anche Monaco ovviamente direttamente collegata con Boston, Lisbona con TAP,
Londra con British e quindi American, altre compagnie collegate, Parigi e Zurigo con Swiss. Quindi molto facile, abbiamo una tratta semmai europea, poi abbiamo circa 7 ore, 8 ore di volo per Boston, dipende appunto da dove si parte. Parlavo prima dei long weekend a Boston, sembra un po' un'eresia, ma visto che si fa tranquillamente un long weekend, quei 4-5 giorni si fanno tranquillamente a New York, perché non farli a Boston e andare sempre assolutamente a New York? Diciamo assolutamente sì, perché come abbiamo visto ci sono ottimi collegamenti giornalieri in ogni periodo dell'anno con l'Italia. E poi soprattutto l'aeroporto Logan, internazionale Logan, si trova veramente a 5 km dal centro di Boston. Si può raggiungere in tempi rapidissimi con la metropolitana, con taxi o Uber. E un modo molto bello per farlo è con i water taxi, perché l'aeroporto è direttamente sul mare, così come tutta la parte centrale di Boston si trova circondata dal mare, quindi dall'aeroporto basta prendere questi water taxi e arrivare direttamente in centro città, a costi che sono veramente irrisori, perché partiamo da circa 3 dollari, insomma, con 3-5 dollari con i mezzi pubblici arriviamo tranquillamente a downtown. Ovviamente qui abbiamo parlato di long weekend o comunque di viaggi che iniziano a viaggi on the road che iniziano a Boston. Se siete già negli Stati Uniti, se i vostri clienti sono già negli Stati Uniti, ricordiamo che la costa est è quella che ha il maggior sviluppo di reti ferroviarie, c'è anche l'alta velocità, ad esempio da New York, ci sono vari treni e durante la giornata, in 3 ore e mezza o poco più di 4 ore, dipende dal treno, dipende dalle fermate, siamo collegati direttamente con il centro di New York e con il centro di Boston. Qui vi do un po' una panoramica. Come vedete, appunto, questa è la parte centrale della capitale del Massachusetts. L'aeroporto si trova, adesso non è inquadrato in questa cartina, però si trova a est, quindi sulla parte destra della slide vedete c'è Logan International Airport, su per giù a metà, vicino al Christopher Columbus Park. Qui vedete il collegamento veramente di pochi minuti, come dicevo, in water taxi dall'aeroporto alla città. Tutta la parte, diciamo, rotonda che vedete in questa slide, al centro c'è il Boston Common, che è il grande parco pubblico cittadino, dove c'è anche la State House, quindi diciamo, l'edificio governativo del Massachusetts. Sulla sinistra vedete Beacon Hill, che è uno dei quartieri più eleganti ed esclusivi della città. Sempre sulla sinistra, al confine con Beacon Hill, vediamo il Charles River, che è quello che separa Boston da Cambridge. Cambridge è l'agglomerato urbano dove si trovano Harvard, l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Il Charles River, appunto, scorre da sinistra verso destra ed entra nel porto di Boston, e poi appunto si affaccia sull'oceano. Abbiamo il quartiere di West End, abbiamo il quartiere di North End, il Financial District, e tutto quello che sta invece in centro è la parte storica, dove ci sono gli edifici più antichi della città, dove c'è il famosissimo Freedom Trail, e insomma, dove si arriva a toccare i vari punti storici di Boston. Poi abbiamo tutta la parte dei moli, tutti i wharf, quindi il waterfront che sta sulla destra e che dà appunto sulla baia di Boston. Allora, faccio un po' una premessa storica perché è importante. Per conoscere, diciamo, l'origine, abbiamo parlato di Boston rivoluzionaria. Come sapete, Boston è la capitale attualmente del Massachusetts, che era una delle 13 prime colonie britanniche sulla costa est degli Stati Uniti. Torniamo indietro al 1773, la rivolta nelle colonie o il movimento di indipendenza nelle colonie si fa sempre più pressante.
perché la madrepatria britannica imponeva, aumentava continuamente le tasse sui commerci appunto nelle colonie. A seguito del Tea Act, che è una nuova tassa sul tè che venne emessa appunto dai governatori britannici, il 16 di dicembre del 1773 un gruppo di indipendentisti, chiamati i figli della libertà, travestiti da indiani Mohawk locali, salì sulle navi inglesi nel porto di Boston e gettò in mare centinaia di scatole di casse di tè della Compagnia delle Indie Orientali. Questo è il famoso Boston Tea Party, di cui nel dicembre di quest'anno, scusate, del dicembre 2023, quindi poco più di 3 mesi fa, è stato celebrato il 250° anniversario. Ed è considerato il Boston Tea Party, quindi questo avvenimento dello svuotamento delle casse di tè nelle acque del porto di Boston, una delle scintille che fece scoppiare la guerra di indipendenza americana. Ogni anno, appunto a dicembre, va in scena una rievocazione storica. Tanti rappresentanti con Boston è stata presente appunto nell'anniversario del dicembre del 2023, rievocazione storica appunto di questo iconico avvenimento, con figuranti ovviamente vestiti nei costumi dell'epoca che lanciano casse salgono su questa nave e lanciano le casse di tè nelle acque del porto. E qui ci troviamo dove c'è il Boston Tea Party Ships and Museum, proprio lo stesso specchio d'acqua, appunto, dove avvenne questo evento che portò alla guerra d'indipendenza americana 250 anni fa. Come abbiamo detto, è stato un avvenimento simbolo. Da qui si capisce che la città di Boston ha incarnato gli ideali della libertà, dell'uguaglianza e dell'autogoverno. Ogni angolo, appunto, del centro di Boston è il posto adatto per capire come si è svolta la storia, diciamo, la fine della storia coloniale del Massachusetts, delle altre colonie, e la proclamazione dell'indipendenza dei nuovi Stati Uniti. Quindi si respira proprio l'aria di resistenza, la rotta dell'indipendenza e lo spirito rivoluzionario che aveva mosso i padri fondatori e diversi altri cittadini per appunto sviluppare questa nuova concezione dello Stato. Questi valori di resistenza, indipendenza, spirito rivoluzionario hanno reso la capitale, appunto, del Massachusetts veramente un simbolo di orgoglio nazionale. Boston è sicuramente, con Filadelfia, una delle città più importanti degli Stati Uniti dal punto di vista storico. Abbiamo detto di queste casse di tè rovesciate appunto nelle acque antistanti il porto. C'erano la Compagnia delle Indie Orientali, appunto, importava diverse qualità di tè. Erano segnalate 5 diverse miscele di questo tè e si possono assaggiare proprio nel museo, nella tea room che è adiacente al museo del Boston Tea Party. Come vedete, ci sono 5 qualità, 5 grossi bricchi da dove si può testare le varie tipologie di tè. Il Bohia, il Kongu, sono tutti tè che normalmente venivano importati dalla Cina e dall'India. E qui abbiamo le varie caratteristiche, appunto, di queste tè. I primi tè sono tè neri, poi sono tè verde cinese. E addirittura questi tè erano tra i preferiti di presidenti degli Stati Uniti, tra i primi George Washington e Thomas Jefferson. Non solo ovviamente al Boston Tea Party and Ship Museum, ma il rito del tè, tradizione altamente inglese, si può rinnovare continuamente anche in altri locali di Boston. Uno tra i più particolari che abbiamo scelto è presso la Boston Public Library, la grande biblioteca pubblica della città,
c'è questa bellissima tea room, si chiama la Courtyard Tea Room, la vedete in foto, proprio un gioiello nascosto in questo quartiere vittoriano, che si chiama Back Bay, ed è un luogo estremamente elegante, si affaccia su una cortile italiana, un giardino bellissimo con piante ornamentali, e qui ci sono tanti tipi di miscele di tè tra cui scegliere, quindi fare una sorta di degustazione del tè. Non solo bere del tè, ma anche prendersi qualche sfiziosità gastronomica, appunto assaggiando i lobster roll, di cui parleremo, sicuramente uno degli spuntini più apprezzati, quindi un panino con dei pezzetti di aragosta o di astice, come è meglio dire, oppure appunto altri tipi di panini con salmone affumicato. Ovviamente non c'è soltanto questa tea room, che ovviamente è elegante, ha anche un prezzo adeguato allo stile del locale, del servizio, e c'è anche molto vicino c'è una sala tè più sobria, che è la Map Room Tea Lounge. Torniamo indietro appunto perché secondo me è sempre importante dare un background storico alle visite che si vanno a fare, quindi non stiamo andando soltanto per vedere una bella città, ma stiamo andando per conoscere in maniera, diciamo così, anche abbastanza semplice, ma dobbiamo capire come si sono originati gli Stati Uniti d'America. Appunto, ripercorrendo le tappe, come dicevamo, nel dicembre 1773, il Tea Party, quindi il lancio delle casse di tè dalle navi inglesi. Nel giugno del 1774, quindi 6 mesi dopo, il re Giorgio III d'Inghilterra decreta come misura punitiva la chiusura del porto di Boston finché le popolazioni non avessero ripagato i danni fatti durante il Boston Tea Party, cosa che ovviamente non succede. Nell'aprile del 75, quindi quasi un anno dopo, c'è il cosiddetto inizio, cioè questo è l'inizio proprio della guerra di indipendenza, con le due battaglie di Lexington e Concord, che sono due città, località a nord di Boston, a una trentina di chilometri a nord di Boston. Nel giugno del 75 fino al marzo del 76 le truppe inglesi assediano la città di Boston. C'è una grande battaglia, quella di Bunker Hill, che si trova appunto a Cambridge, al di là del fiume Charles. È una battaglia che viene vinta dai britannici, ma gli stessi perderanno in questa battaglia moltissimi uomini. E questo creò poi una situazione di stallo che si andò avanti per parecchi mesi fino a che gli inglesi dovettero mollare l'assedio di Boston e rifugiarsi in Nuova Scozia, che attualmente è una provincia del Canada, sempre sulla costa orientale, però diverse centinaia di chilometri a nord, oltre il Maine. Nel luglio del 76, dal balcone della Old State House, che è questo edificio che vedete in foto, viene letta per la prima volta ai cittadini di Boston la dichiarazione di indipendenza che era stata firmata e promulgata il 4 luglio dello stesso anno a Filadelfia. Imparerete a conoscere delle figure chiave della rivoluzione americana, tra i padri fondatori appunto della nuova nazione, tra i firmatari della dichiarazione di indipendenza, come John Hancock, che è stato un leader della ribellione, è stato il primo firmatario della dichiarazione di indipendenza, Samuel Adams, che vedrete un po' in tutte le salse, anche nella famosa birra che porta il suo nome, che fu appunto leader della ribellione, futuro governatore del Massachusetts, e John Adams, che fu delegato del Massachusetts al congresso di Filadelfia e divenne poi secondo presidente degli Stati Uniti dopo George Washington. Indipendenza vuol dire appunto 4 luglio. Parliamo del 4 luglio di quest'anno, quindi tra 4 mesi circa, 4 luglio 2024, è una data che secondo me dovreste considerare se avete dei clienti in viaggio verso Boston o comunque che in quelle date vogliono viaggiare negli Stati Uniti, nel New England. È
è uno dei luoghi, ovviamente, dove si celebra il 4 luglio in una maniera molto sentita, molto emozionale, e ci sono una serie di eventi, appunto, che vengono collegati alla festa dell'indipendenza. Non tutti durano un giorno, ad esempio il Boston Harbor Fest dura più giorni. C'è diciamo una breve una navigazione, un piccolo tour che questa nave, la USS Constitution, vi farò vedere dopo, fa nel porto di Boston. Un'occasione particolare per fare dei tour guidati sul Freedom Trail, appunto il Sentiero della Libertà, e poi i concerti del 4 luglio sull'Esplanade che dà sul Charles River, a seguire appunto il grande spettacolo di fuochi artificiali. Dicevamo, una delle prime appunto celebrazioni, addirittura dura 4 giorni, dall'1 al 4 luglio c'è la Harbor Fest, che si tiene non solo nell'area del porto di Boston, ma in vari luoghi storici appunto della rivoluzione. Tutta l'area portuale sono previsti più di 200 eventi, oltre a metà dei quali sono gratuiti. E quindi sono giornate sicuramente ideali per vivere e godere Boston in una maniera unica, perché certe cose appunto accadono soltanto in quei giorni. Ecco, vi parlavo della USS Constitution. Questa nave, tuttora galleggiante, è una fregata da guerra della Marina degli Stati Uniti, è una nave del 1797. Quindi veramente oltre 2 secoli di vita e di operatività. Normalmente è ancorata in un molo diciamo, dall'altra parte del Charles River e può essere visitata come un museo, ma per il 4 luglio si sganciano gli ormeggi, appunto la nave naviga nelle acque antistanti la baia, il porto di Boston. E alle 12 in punto, seguita da altre navi e da altre, diciamo così, compagnie di navigazione come la City Experiences, che offre una crociera che segue la fregata Constitution, segue in questa cerimonia, e il 4 luglio alle 12 in punto la nave spara 21 salve di cannone proprio per celebrare la giornata dell'indipendenza. Questa nave, appunto, c'è un detto, appunto, si chiama il giro delle Old Ironsides, il giro delle vecchie ferraglie, ovvero navigli e navi che non vengono mai utilizzate durante l'anno, vengono utilizzate soltanto in questa occasione. Sono veramente particolari e belle da vedere. Parlavamo del Freedom Trail, dopo mi addentro magari un po' di più, però proprio il giorno 4 luglio c'è un tour guidato a piedi di 3 ore di questo cammino che segna le varie tappe storiche della rivoluzione americana. E il cammino parte dal Boston Common, quindi dal grande parco cittadino, e arriva al molo dove è proprio ancorata la USS Constitution. Si tratta di un tour patriottico, unico nel suo genere, e sicuramente è bello per scoprire la ricca storia della città. Il costo è relativamente contenuto, $20 a persona, quindi affrontabilissimo, ed è sicuramente ne vale la pena. Concludiamo gli eventi del 4 luglio. Appunto, per il 2024 è previsto il concerto sulla Charles River Esplanade, che è diciamo, un'altra zona verde. Vedete nella fotografia in basso dove ci sono le vele, è un'altra zona verde direttamente sul fiume. È una bellissima serata con le Boston Pop Orchestra che esegue l'ouverture di Tchaikovsky. Secondo me è uno spettacolo particolarmente emozionante che viene seguito appunto da spettacolari fuochi d'artificio. Quindi, diciamo, l'evento più importante degli Stati Uniti in quel periodo, sicuramente da vivere. Ritorno a bomba sul nostro Freedom Trail. Questo è un percorso lungo circa 4 chilometri, tutto nel centro di Boston.
È facile da seguire, cioè si può fare tranquillamente anche da soli perché ci sono, basta seguire queste file di mattoni rossi, queste due file di mattoni rossi che vengono incastonati tra le strade e i marciapiedi. Quindi seguendo questo tracciato si possono visitare 16 siti storici che vanno appunto dal Boston Common al Bunker Hill Monument, al di là del Charles River, vicino al molo dove è ancorata sempre la nostra USS Constitution. Il monumento appunto celebra quella battaglia di cui vi ho raccontato prima, del 1775. Come vi ho detto, il Freedom Trail può essere esplorato in solitaria, quindi ovviamente ci sono delle mappe, delle tappe storiche da seguire. E noi normalmente lo facciamo, dopo vi farò vedere. Oppure ci sono vari tour guidati che possono essere prenotati, appunto, seguendo i tour guidati. Ovviamente, chi mastica bene l'inglese avrà possibilità di apprendere molte più cose. Ci sono diversi edifici storici da non perdere lungo il percorso, ma non solo edifici, ci sono anche luoghi dove avvennero fatti, tipo il massacro di Boston. Tra le cose più importanti che secondo me non sono da perdere, la casa di Paul Revere, la Faneuil Hall, la Old State House, la Old North Church, che è la più antica chiesa ancora in funzione in città. Ecco, questa è la casa di Paul Revere, uno dei patrioti più famosi della rivoluzione americana. È una vecchissima casa in legno, datata a 1680. Siamo nel centro storico di Boston. Paul Revere, che era un orafo, un incisore, un caricaturista che ha lasciato diverse opere proprio sul periodo coloniale inglese, e le sue vignette contro il colonialismo erano particolarmente famose. Ecco, lui è ricordato perché alla vigilia della battaglia di Lexington e di Concord fu avvisato dal sagrestano della vicina chiesa, la Old North Church che abbiamo visto, perché gli inglesi stavano arrivando e volevano andare a colpire i depositi di munizioni che, che gli americani avevano vicino a Concord, appunto a Lexington. Avvertito dal sagrestano, prese il cavallo e si fece una cavalcata notturna di una trentina di chilometri, arrivando ad avvisare appunto gli americani in tempo, tra cui appunto i leader della rivoluzione Hancock e Samuel Adams. Questi riuscirono a proteggere i depositi di armi e quindi a condurre in porto le prime battaglie della guerra. La visita di questa casa è a pagamento. Altro edificio importante, la Faneuil Hall del 1742. Questo edificio è conosciuto un po' come la culla della libertà. Al pian terreno, primo piano, si tenevano mercati alimentari, mentre al secondo piano i cittadini e i commercianti di Boston tenevano già delle riunioni politiche. Samuel Adams era uno di questi leader che emerse durante le riunioni nella Faneuil Hall. Appunto, poi uno dei leader rivoluzionari. Nel XIX secolo questo edificio ha ospitato anche le lotte degli abolizionisti contro la schiavitù. Si sono discusse altre questioni dell'Unione Americana, tra cui il suffragio femminile. E ancora oggi l'edificio è un luogo di dibattiti su questioni contemporanee. C'è un museo di armamenti, appunto, all'interno dell'edificio, ed è sempre lo stesso palazzo. È gestito come un sito storico dal servizio dal National Park Service, che è appunto il servizio dei parchi nazionali. Altro edificio importantissimo, la Old State House del 1713. È stato sede del governo della colonia del Massachusetts. Ha visto nel suo esterno eventi importanti come il massacro di Boston, che è ricordato
da un grosso segno all'interno, diciamo così, del selciato. Fu uno anche questo degli avvenimenti scatenanti la protesta degli americani contro gli inglesi, perché appunto fu un avvenimento del marzo del 1770. È il luogo, come abbiamo visto, dove è stata letta per la prima volta ai cittadini la dichiarazione di indipendenza. È da notare una cosa appunto storica ormai, che 200 anni dopo, quindi nel 1976, la regina Elisabetta di Gran Bretagna in visita negli Stati Uniti, in occasione, del 200° anniversario dell'indipendenza americana, fece un lunghissimo discorso proprio sul balcone che vedete della Old State House. Questo edificio è un edificio considerato, diciamo, nella lista degli edifici storici nazionali, ovviamente. Uno degli altri, appunto, che abbiamo citato, la Old North Church, dove il sagrestano, ecco, vi dicevo, Robert Newman, salì sul campanile, accese due lanterne e avvertì, appunto, Paul Revere dell'avanzata degli inglesi verso Lexington e Concord. Evento che appunto segnò l'inizio della rivoluzione e della guerra d'indipendenza. A quell'epoca molti dei fedeli che frequentavano la chiesa erano in realtà leali al re britannico, e quindi Newman invece dimostrò un estremo coraggio nell'affiancare i patrioti americani e a dare questa possibilità a Paul Revere. Le campane, che sono del 1774, sono state restaurate circa 200 anni dopo, sono tuttora in funzione. Abbiamo parlato appunto del Freedom Trail. Il Freedom Trail, che voi lo facciate da soli o lo facciate con un tour guidato, normalmente si fa a piedi. Ovviamente non tutti vogliono farsi scarpinate di chilometri, dipende anche dalla stagione. In estate potrebbe fare anche molto caldo, in inverno potrebbe fare piuttosto freddo. Ci vengono in aiuto i trolley tours, che sono molto comuni nelle varie città degli Stati Uniti, e tutta la città vecchia di Boston, appunto, si può visitare con questi piccoli bus a forma di tram delle nostre città, e potete scendere, salire senza limitazioni, quindi con un biglietto giornaliero, un biglietto di 2 giorni. E questo bus fa appunto le fermate molto importanti, tra cui la Faneuil Hall, che abbiamo visto, l'Historic North End, il quartiere, ci spostiamo al di là del fiume per la US Constitution, il quartiere di Beacon Hill, il Prudential Center, scusate, ho dimenticato una U, Copley Place, il giardino del Boston Common e il museo del Boston Tea Party. Abbiamo parlato di tutti gli eventi del 4 luglio, quindi della prima parte dell'estate. Ora esaminiamo cosa si potrebbe fare a Boston in autunno. Autunno, bellissimo periodo, ovviamente New England va famoso in questa stagione per il foliage, che va essenzialmente di solito dai primi fine settembre, i primi giorni di ottobre, fino ai primi giorni di novembre. Boston, ovviamente, essendo una città verde, ricca di giardini, non è esente da questo fenomeno, e ovviamente ci sono un sacco di attività che sono possibili, attività, appunto, dico storico-museali, perché oltre ai siti storici e ai vari musei, oltre alle esperienze gastronomiche che si possono fare tutto l'anno, appunto, possiamo seguire il fall foliage, potremmo vedere la famosissima regata Head of the Charles, che è una delle gare di canottaggio più famose al mondo, che sicuramente avrete visto anche in qualche servizio televisivo che si fa anche qua in Italia. La celebrazione, quindi il weekend di Halloween, ovviamente, e non ultimo, a fine novembre, l'ultimo giovedì di novembre, il lungo weekend del Thanksgiving, quindi il giorno del ringraziamento, che è anche molto legato geograficamente e storicamente all'area di Boston. Dove vedere il foliage a Boston in autunno? Beh, il Boston Common sicuramente è il parco pubblico cittadino più grande,
il luogo dove inizia, diciamo, fa, è un, termina o inizia il Freedom Trail, proprio vicino allo State Capitol, quindi all'edificio governativo dello stato del Massachusetts, o come si dice nel Commonwealth of Massachusetts. Il Boston Public Garden è un altro bellissimo parco pubblico proprio adiacente al Boston Common, sul suo lato ovest. The Esplanade, che come abbiamo visto prima in occasione del concerto appunto del 4 luglio, è un'area verde che si trova nella parte finale del Charles River. Charles River, Head of the Charles, quindi proprio la bocca, la testa del fiume Charles. È qui che si tiene questa famosissima gara di canottaggio nei 5 km finali del fiume tra Boston e Cambridge. È una gara che si tiene dal 1965 e attira veramente non solo migliaia di atleti, ma decine di migliaia di spettatori che si affacciano sulle rive del fiume o si sistemano sui ponti per seguire questo evento. Ovviamente il tutto circondato dalle foglie gialle del foliage autunnale. Altri due luoghi che vale la pena di visitare se deciderete di fare ai vostri clienti un long weekend o un periodo nella parte autunnale a Boston, sicuramente visitare i campus delle due più prestigiose università della zona. Quindi ci troviamo a Cambridge, sempre davanti a Boston, al di là del Charles River. Il campus di Harvard, Harvard è inutile che vi spieghi, sapete benissimo che è una delle università più prestigiose degli Stati Uniti, parte della Ivy League. E in autunno le attività appunto sono in pieno fermento, quindi gli studenti, può essere interessante prenotarsi un tour guidato proprio degli studenti che vi aiuteranno a scoprire gli edifici più belli e a scontare le storie più interessanti legate alla storia di questo Ateneo. Se non volete prendere un tour guidato, potete tranquillamente anche visitare Harvard da soli. Così come si può visitare il campus dell'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, si trova vicinissimo ad Harvard, vicinissimo al centro di Boston, quindi basta attraversare il fiume e sarete già presso l'MIT. Anche qui abbiamo la possibilità di seguire tour guidati, oppure optare appunto per una visita in autonomia. Notte di Halloween, giornate di Halloween, di solito un weekend, si possono fare degli spooky tours, questi tour diciamo che danno brividi e un po' di adrenalina, perché ovviamente a diversi livelli addirittura ci sono dei tour considerati così spaventosi che vengono consigliati solo adulti perché i bambini potrebbero poi essere troppo traumatizzati. Comunque ci sono dei tour fatti a piedi oppure con i trolley bus e dove si visitano edifici, cimiteri, a Boston anche in centro ce ne sono tanti diversi e di importanza storica, quindi è un tour sì, diciamo così, che dà un po' di brividi, si parla di fantasmi, ma sicuramente anche un tour culturale. Da vedere il Boston Public Market, che ovviamente è un posto che vi consigliamo di visitare tutto l'anno, ma se volete vedere le zucche più grandi prodotte nel New England, coltivate e prese nel New England, le troverete proprio qui nel periodo di Halloween. Sarete in giro, vi stancherete, ovviamente non c'è periodo migliore per provare una chowder o una chowda, come dicono a Boston. Una delle zuppe, la vedete in alto a destra, è una delle zuppe più famose a base di frutti di mari e varie verdure. Sicuramente da assaggiare, da provare in qualsiasi periodo dell'anno, ma ovviamente appunto in inverno, in autunno, in inverno, quando il clima è più freddo, è più piacevole. E potreste accompagnare una chowder con un'ottima birra artigianale locale. Altra zona da visitare assolutamente è il quartiere di Beacon Hill, che si trova vicino al Boston Common.
si trova vicino al State House, appunto, del Massachusetts. È un quartiere di case eleganti, di mattoni, tutte in mattoni rossi normalmente. Ci sono storiche stradine acciottolate, come questa che vedete, e nel periodo di Halloween tutti gli abitanti, chi abita appunto in questa zona, addobba le proprie case, a cominciare dai gradini, secondariamente con le finestre, balconi, chi ha i balconi, con tutte le decorazioni del periodo. Veramente un quartiere gioiello bellissimo da vedere in tutto l'arco dell'anno, ma ovviamente a novembre le atmosfere autunnali, sia la parte del foliage, sia gli addobbi di Halloween sono veramente una cosa da vedere. Non dimentichiamoci della festa del ringraziamento che nel 2024 cadrà giovedì 28 novembre e sicuramente i festeggiamenti si prolungano per tutto il weekend. È un weekend piuttosto impegnativo perché moltissimi americani raggiungono le famiglie, è una festa di importanza nazionale, quindi sui voli interni, sui treni, sulle autostrade c'è parecchio traffico, moltissimi si spostano. Chi dall'Italia volesse fare dei giorni, magari suggeriamo di includere qualche giorno in più prima, qualche giorno in più dopo, proprio per non incorrere in questo grande traffico o grandi difficoltà di spostamento. Poi lo sappiamo tutti, quando ci si mette, diciamo, un po' la disorganizzazione, i ritardi delle compagnie, diventa un po' un caos. Quindi godetevi sì questo weekend, ma aggiungetevi qualche giorno in più, almeno quando sarete a Boston, poi lo potrete vivere in maniera molto più tranquilla. Ovviamente questa festività del Thanksgiving, giorno di ringraziamento, ha origine a Plymouth, dove sbarcarono i padri pellegrini all'inizio del 600. I padri pellegrini furono i primi coloni di queste terre chiamate poi New England. Decisero per i primi abbondanti raccolti che erano riusciti ad ottenere, grazie anche all'aiuto dei nativi americani, decisero di dedicare una giornata al ringraziare Dio per avere finalmente, diciamo così, avuto ragione di una terra che era piuttosto difficile, d'inverno faceva un freddo micidiale. Grazie appunto ai nativi riuscirono a sopravvivere, ad avere abbondanti raccolti e fu così istituito il giorno del ringraziamento, che ovviamente adesso tradizionalmente in epoca moderna viene festeggiato l'ultimo giovedì di novembre. Quindi in giro per Boston avrete tantissime possibilità per assaggiare cose tipiche come il tacchino ripieno e ovviamente i mirtilli rossi. Leghiamoci appunto ad esperienze gastronomiche. Ovviamente anche a Boston c'è tantissima offerta in quanto a ristoranti. Senza stare a spendere delle cifre e accontentandovi di qualche cosa di molto più casual, vi suggeriamo di fare una visita alle Food Hall di Boston. Sono appunto luoghi dove si può condividere lo stesso tavolo con altre persone. Quindi se clienti viaggiano con la famiglia, con gli amici, ovviamente spazio per loro, ma anche tante possibilità di incontrare dei locals, dei locali. Quindi recandovi in queste food hall potreste ordinare il cibo che più vi piace perché ci sono degli stand gastronomici oppure degli angoli dove vengono cucinate cibi non solo locali, ovviamente che vi invitiamo ad assaggiare come la chowder che abbiamo detto, il lobster roll che vedete qui, ma varie specialità ovviamente da etniche da tutto il mondo, quindi dall'Asia, altre cose americane, ovviamente, altri cibi di origine europea, tantissimi italiani, ovviamente anche qua c'è l'imbarazzo della scelta, sicuramente da provare. Passiamo a primavera, adesso siamo ovviamente un po' troppo tardi per organizzare un viaggio, ma ci potreste pensare per l'anno a venire. La primavera è piuttosto lunga a Boston, appunto bisogna vestirsi a strati perché nella prima parte, diciamo ancora a marzo, aprile, ci possono essere delle giornate ancora estremamente fredde con il vento che arriva da nord, non siamo coperti e protetti da un catene montuose, quindi dal Canada, dall'Artico scendono delle correnti veramente fredde che possono far andare le temperature sotto lo zero.
E più ovviamente andiamo verso maggio, giugno, invece abbiamo l'esplosione dei vari giardini botanici con la fioritura dei vari alberi e la gente comincia a vivere e a ritornare a vivere appunto la città all'aperto, come è molto bello fare, quindi non solo nei giardini botanici, ma per vari eventi, specialmente eventi gastronomici che si tengono appunto in città. Si può esplorare ovviamente il waterfront, vedere, partecipare o vedere uno degli eventi sportivi più importanti che la Boston Marathon. Andare a vedere una partita dei Red Sox, che è la squadra di baseball locale. Parlando appunto di fioriture, una zona molto bella da vedere è l'Arnold Arboretum, che è nella zona residenziale di Jamaica Plain, nella parte occidentale della città di Boston, sud-ovest del centro. È un giardino botanico che è stato gestito già da fine 800 dall'Università di Harvard. È un sito storico nazionale e tra gli eventi che segnaliamo appunto in primavera c'è la Domenica dei Lillà. È una domenica in cui si celebra l'arrivo della primavera proprio con la fioritura di centinaia o migliaia di fiori di Lillà. Parlavamo del waterfront, ovviamente abbiamo visto dall'inizio come Boston sia una città sull'acqua, circondata completamente dal mare e dal fiume. Quindi in questa area urbana potrete fare delle magnifiche passeggiate con il waterfront, l'Harbor Walk, oppure la famosa Esplanade sulla parte del Charles River, oppure visitare il nuovissimo Seaport District con vari musei che si trovano quasi sull'acqua. C'è il Museo di Storia Naturale, un museo di arte contemporanea, il Museo della Rivoluzione Americana e un museo dedicato alla presidenza dei Kennedy. In questa zona ci sono diversi ristoranti e diversi rooftop bar che vanno tanto di moda appunto negli Stati Uniti, dove voi potrete andare a prendere un cocktail, una birra o addirittura a pranzo o a cena sul tetto di alcuni di questi edifici e godere delle viste più panoramiche della città. Dicevamo appunto sempre della parte marina e fluviale di Boston, che è molto importante. Non dimentichiamo che si possono fare diverse escursioni nelle isolette adiacenti proprio al porto di Boston, le Boston Harbor Island, che sono state dichiarate un'area ricreativa nazionale, con delle mini crociere che potete appunto acquistare sul luogo da fare al tramonto, molto bello per vedere lo skyline di Boston. Ho già citati spostamenti urbani, se dovete spostarvi da una parte all'altra e volete farlo in maniera diversa, potete prendere uno dei water taxi. Ovviamente nel Seaport District e in altre zone prospicienti il mare ci sono diverse possibilità di alloggio con nuovi hotel disposti proprio vicino al lungomare. La Boston Marathon, ovviamente, forse non sarà così famosa come quella di New York, ma fa parte delle sei maratone più prestigiose e più importanti al mondo. Quindi chi è appassionato di maratone e chi vuole correre, deve correre per forza anche la maratona di Boston, che si tiene di solito appunto in aprile, quindi a primavera. Parte da Hopkinton, che è nella contea di Middlesex, e termina in centro a Copley Square. Ovviamente non siamo tutti maratoneti, io men che meno, però è bellissimo partecipare all'evento ed è una cosa incredibile, come vedete anche qua in foto, coinvolge veramente migliaia di persone. Per vivere nell'atmosfera non bisogna partecipare, ma basta esserci. Per chi è appassionato di sport americani, ovviamente saprà che i Red Sox sono la squadra più famosa di baseball appunto della città di Boston. Curiosamente è una squadra che ormai ha più di 100 anni di storia, gioca in uno stadio che è il Fenway Park, che è il più antico stadio ancora operativo negli Stati Uniti. È una cosa curiosa che il proprietario dei Red Sox di Boston è anche il proprietario della squadra di calcio inglese del Liverpool, quindi tutti rossi, e gestiamo squadre nei due, delle due sponde dell'Oceano Atlantico.
Se volete andare a vedere Boston da un altro punto di vista, c'è un nuovo osservatorio. Prima non c'era appunto questa possibilità. Il View Boston è un osservatorio nella Prudential Tower. È stato aperto a giugno 2023. Evelyn, la mia collega, è stata una fortunata che ha potuto vedere qualche giorno in anteprima, proprio qualche giorno. Qualche settimana prima della sua apertura a View Boston. Si tratta appunto di tre piani, il 50esimo, il 51esimo e il 52esimo di questa Prudential Tower, che sono state dedicate alla visione della città dall'alto. Appunto, c'è un bistrò al 50esimo piano, una terrazza all'aperto al 51esimo piano e uno spazio panoramico al chiuso al 52esimo. Forse ho sbagliato un piano perché direi che la terrazza è al 52esimo. Comunque, ok, poco importa. Questi sono i tre piani dove si possono, appunto, dove si può ammirare la città di Boston. È molto importante perché chi visita diverse città degli Stati Uniti, sapete, può utilizzare per vedere musei e altre attrazioni i City Pass. Ecco, nel Boston City Pass è inclusa l'entrata a View Boston. Altrimenti si può appunto acquistare in diverse forme di biglietti, appunto, che includono diverse cose. E qui vedete in anteprima, quando non è stata ancora aperta, foto dell'aprile dello scorso anno, quando appunto Evelyn ha visitato Boston. Bene, siamo giunti, direi, al termine. Giusto due parole, sui servizi di Travel Island. Ovviamente, vi ho detto, siamo un piccolo tour operator, facciamo viaggi individuali su misura in tutti gli Stati Uniti, in Nord America, quindi anche la parte canadese. Uno dei nostri plus che teniamo a sottolineare sono i nostri programmi interattivi, che sono unici, quindi vanno personalizzati totalmente su quello che è il viaggio del cliente. Sono geolocalizzati, ovvero tutti i contenuti, le cose che si vanno a vedere e visitare sono collegate direttamente con Google Maps, quindi si può controllare in ogni modo e in ogni momento dove è un determinato posto, che sia l'albergo, che sia l'appuntamento per una visita guidata, che sia il ristorante, qualsiasi cosa. Contengono veramente di tutto, ovvero nel programma si spiega dalla A alla Z che cosa si deve fare e che cosa è stato prenotato o programmato o comunque suggerito. Lo stesso programma contiene tutti i documenti di viaggio, quindi dai biglietti aerei, ai voucher, alle guide, proprio per la destinazione. Sono consultabili da web, ma anche su apposita app. Dall'apposita app si possono anche scaricare sul telefono, quindi sono consultabili anche offline. Qui vedete una schermata dell'app che può gestire interamente un programma di viaggio che altrimenti, se stampato, potrebbe avere anche qualche centinaio di pagine. Se volete vedere uno dei nostri programmi interattivi, sono disponibili normalmente soltanto per i clienti. Abbiamo messo qua una demo con una URL particolare che vedete qui sotto, quindi dalle slide potete poi andare a vedere l'esempio di una giornata a Boston. Qui avete i nostri contatti con sito, telefono, email e canali social. E niente, da parte mia, da parte di Meet Boston. Vi ringrazio, spero di non avervi annoiato e sono aperto a eventuali domande. Benissimo, bene. Abbiamo una domandina, credo verso l'inizio era. Mi confermi che il Freedom Trail è solo in inglese? Ci chiede Nicoletta. Allora, normalmente sono in inglese, se poi si trovano, raramente si trovano anche qui in italiano, si può fare anche in italiano. Bisogna sentire i corrispondenti. Ok. Va bene, non ci sono altre domande. Tanti auguri di buona Pasqua e del bellissimo webinar che è stato molto esaustivo e bello, quindi hai spiegato tutto molto bene, direi.
Grazie a voi, spero di non avervi annoiato, però ho cercato di essere abbastanza veloce, diciamo così. C'è tantissimo da dire da Boston, su Boston, ragazzi, quindi abbiamo un po' condensato quello che possono essere le opportunità da fare appunto nella primavera, nella prima parte dell'estate e poi nell'autunno, magari le stagioni che non sono molto considerate, ma invece si potrebbe fare tranquillamente, perché solo Boston può valere il viaggio, che tutti siamo Certo. abituati ad andare appunto a New York, ma a Boston la calcoliamo di meno, e invece ne vale assolutamente la pena. E poi abbiamo la fortuna di avere la rappresentanza del turismo qui a Milano, quindi in Italia, quindi a voglia informazioni sicuramente ne possiamo reperire anche tante, direi. Io vi auguro intanto a tutti, auguro anche a te Franco una buona Pasqua, un qualche giorno di riposo e ad Altrettanto a voi. aprile ci ritroviamo ad aprile, insomma dal 3 col primo webinar, ce ne saranno 5 in totale per il mese di aprile e ci rivediamo su questi schermi. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Ciao Franco. Perfetto, vi saluta anche l'astice di Meet Boston, vediamo se si vede. Forte. Ciao a tutti, buona Pasqua. Ciao.